Amici del sud, amici di Napoli, se state guardando questo video, vi chiedo umilmente perdono. Vi prometto che verrò a Napoli solo per provare la vostra pizza. Le promesse sono promesse. Salve, sono Pizza Lunga. Buongiorno. Dimmi. Domani, pizzettina? Ok. A Napoli? Ok. Ottimo, ti aggiorno. Signori, è ufficiale. Si va a Napoli. Quindi è andato a 7.15, 11.53 e ritorno l'ultimo alle 16.35. 9 ore di treno in un giorno. Sarà un pranzo abbastanza caro. Non si torna indietro. Ore 6.30, inizia la missione pranzo a Napoli. Sono in ritardo. Buongiorno Efrem. Buongiorno. Dannazione, c'era traffico. Non so se ce la facciamo. Sì, molto bene. E che è New York? Napoli centrale. Prima volta a Napoli anche per Efrem. Prima volta, sì. 11.51. Il treno è arrivato addirittura in anticipo. Finisce malissimo. Abbiamo poco più di 4 ore per mangiare e visitare Napoli. Ora, questa è la stazione. Questa è Piazza Garibaldi. Noi attraversiamo senza morire. Oh là là! Bello! Siamo proprio i classici due polentoni nel sud Italia. Ok, siamo sopravvissuti a due attraversamenti pedonali. L'antica pizzeria da Michele. Una margherita. Eccola, come colazione devo dire che ci sta. Hanno fatto questa convenzione col bar di fianco e si può mangiare nel bar di fianco. A queste 4 ore a Napoli. Allora, oh, spettacolo. Prima pizza di Napoli. Andiamo. Sarà il fatto che ero affamatissimo, ma è spettacolare. Altre due. Ovviamente tutto l'itinerario che vedrete è stato gentilmente consigliato dal buon Giovanni Fois. Bravo Giovanni. Che poi è sottile. Non so bene, ma ci sono proprio due scuole di pensiero qua. E la cosa bella è che è anche molto leggera. Buona, buona, buona. E io mi aspettavo una delusione, invece pregio. Con 20.000 lire mio che babà la faceva meglio. E la prima mezza margherita l'abbiamo portata a casa. Allora, ero partito con delle aspettative molto alte perché me ne hanno parlato tutti bene. Ma devo dire... Confermate. Che poi c'è anche a Milano da Michele. Però... è tutto così... super caratteristico, con i panni appesi, tutti i negozietti, tutte le cose, la gente che va come dei matti in strada. Guarda che spettacolo. Signor Dante, buongiorno. Caratteristico, senti proprio l'anima della città. Cioè, ogni angolo c'è uno scorcio bello. Quello è via Toledo. Giro turistico qua del centro e poi altro cibo. Ok, abbiamo fatto una ricognizione nei quartieri spagnoli. Non parlano spagnolo. E non ci sono spagnoli. Piazza del Plebiscito. Bello. Ed eccoci alla Galleria Umberto I. E praticamente è Galleria Vittorio Emanuele. Un pochettino più piccola. Là non c'è il Louis Vuitton, ma c'è un Euronics. Pensate che io ero addirittura convinto che questa fosse più vecchia di quella di Milano. Invece è il contrario. Galleria Vittorio Emanuele a Milano è stata inaugurata nel 1867. Questa nel 1890. Tra l'altro la copertura sia qui che a Milano non c'era, l'hanno aggiunta dopo. Castelnuovo. Che non è così tanto nuovo. E finalmente mare, con il nostro amico Vesuvio e tutto il golfo di Napoli. Posso dire che le città col mare hanno una marcia in più? Posso? Sì, noi abbiamo la Darsena, però i navigli e tutto questo. Castel dell'Ovo, molto caratteristico. Qua da qualche parte dovrebbe esserci la pizzeria lungomare di Sorbillo, che in realtà nessun contatto fidato ci ha consigliato, però Sorbillo è Sorbillo, cioè non possiamo non provarlo. Almeno una volta. A Milano l'ho provato, è buona, ma non delle migliori che ci siano a Milano. Dov'è? Là? Eccoci. Sorbillo. Allora, situazione coda... non benissimo. Sarà che hanno la polizia tipo qua di fianco, però tutti super rispettosi delle norme qua. Comunque efficienti, perché c'è un sacco di gente qua tutta nella piazza e sono stati agili. Direi pizza. Allora, abbiamo preso una margherita e una salsiccia friarielli. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pizzeria a Napoli, Tokyo, Miami, Genova, 2 a Roma e 4 a Milano. Allora, mezz'oretta, però devo dire che si presenta alla grande. Anche la margherita del buon Efrem. Vediamo un po' sto Sorbillo.
A me piace molto. D'altronde, se è l'unico con la fila, un motivo ci sarà. Insomma, andava comunque provata la pizza di Sorbillo. Anche questa, che è comunque alta, mi sembra comunque più leggera di quella che ci sono a Milano. Efrem, che dici? Approvatissima. Molto bene. Ormai ci destreggiamo nel traffico di Napoli. Allora, visto che tutti mi dicevano no, Sorbillo è sopravvalutato di qua, comunque ottima pizza. Anche se immagino che a Napoli sia buona ovunque la pizza, però da Michele un altro livello, consigliatissima. Noi dobbiamo andare tipo là, quindi passeggiatina per smaltire, poi concludiamo questa permanenza a Napoli in bellezza. Tra esattamente un'ora abbiamo il treno. Moves, ce la facciamo, ce la facciamo. Dove siamo? A Portofino? Camogli? Ha un po' della Liguria, eh? Dicasi la Mergellina, tipo la Barceloneta di Napoli. Ma guarda che bello il Vesuvio. Allora, qua c'è il porto, dovrebbe essere là. 50 calò. Ho preso questa frittatina per 2 euro. Ho mandato Efrem a prendere il gelato, se no non ce la facciamo coi tempi. Molto bene, molto bene. Però non abbiamo tempo per mangiarla, se vogliamo chiudere veramente in bellezza. E la nostra avventura non può concludersi se non allo chalet Ciro. Ci siamo, ci siamo. Conograffa. Quindi cosa c'è dentro? Cioccolato, panna, pistacchio, Smarties, crema al cioccolato e la graffa. Solo questo, sono 3 pasti completi. Però bisogna proprio andare di ignoranza. Momento Giovanni. Eh beh, questa bomba calorica. Tieni un attimo. Aspetta, un problema logistico. Ma è leggermente alcolico. Buono, veramente. Mamma mia, ma guarda che roba. Miglior modo per concludere questa permanenza, breve ma intensa, soprattutto per il mio fegato. È proprio la roba più Giovanni che ci sia. Com'era? È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Sono sporco? No. Porca vacca, lol. Uno in tutta la vita. Poi basta. Ora direzione? Direzione, stazione. In treno abbiamo lo spuntino e via. Napoli. È stato un piacere. Se prendiamo il treno è un miracolo. 10 minuti. Super. Mitico. Abbiamo beccato il miglior tassista. Abbiamo 5 minuti. Buona giornata. Ciao. Sì che ci siamo, sì che ci siamo. Finisce come è iniziata. Milano Centrale. Yes. Grazie mille. We did it. Con ben 2 minuti di anticipo. Ciao ciao Napoli. Ok, è tempo di provare la nostra frittatina. Immagino che sarebbe stata meglio calda, però facciamo di necessità virtù. Odore di fritto in una maniera incredibile. Sa proprio di cosa leggera. Ma c'è dentro roba. Anche se è fredda, ha ancora il suo perché. Solo questa varrebbe un altro pasto completo. Comunque non ho idea di Foyce come faccia a mangiare tutta sta roba nei suoi video. Io penso di essere a posto per 3 giorni. Approvata. Oh, mi era mancata Milano. Penso di aver qualche problemino al pancino. Andiamo a casa. La BMW. Sei proprio imbrittito. Direzione gabinetto. Signor Efrem, missione compiuta. È stato un piacere. Domani potremmo dire di essere andati a Napoli per mangiarci solo una pizza. Esatto. Bello. Devo dire che ne è valsa la pena se sopravvivo. Ciao 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 ciao.